te giochi, magari la terza è a 20 punti in più della decima. Ma se tu giochi a Tardini, se tu giochi a Tardini con la Maceratese che arriva a decima, con due risultati a disposizione, pareggio e vittoria, partita secca, se tu vai fuori, Enrico, cioè, è giusto che vada fuori. Enrico, intanto te la devi giocare. Ma sì, ma ragazzi, ma siamo realisti, sbaglio, che sbaglio, si manda scuola. Poi do subito la parola a Francesca Nicoletta. Sbaglio se dico che comunque prima di alzare bandiera bianca, io sono inguaribile ottimista, anche la matematica prima di alzare bandiera bianca aspettiamo quantomeno domenica, cioè io voglio vedere cosa fa il Venezia contro la Feralpe in casa e poi a Padova, voglio vedere cosa facciamo noi a Padova e poi eventualmente diremo ma le ultime due partite magari se uno non sta benissimo è anche giusto dire evitiamo che si faccia peggio o no. Sono d'accordo, io fino a che la matematica non ci condanna ai playoff, io ci credo sempre. Guardiamo all'Alessandria cosa sta succedendo. Esatto. L'Alessandria aveva, se non sbaglio, ad un certo punto un massimo vantaggio di 9 punti, 9 punti. Sulla Cremonese. Adesso è diretto a favore della Cremonese. Adesso è più 3. Cioè, ragazzi, comunque. Poi Luca, tu mi darai.